Il Pescara allunga la miniserie positiva, mantiene l'imbattibilità della Porta, che adesso è inviolata da due partite, ma non riesce a bissare il successo di Vercelli. Contro un Avellino che ha lasciato pochissimi spazi e dove era chiamato a fare la partita, il Pescara non è riuscito a fare molto più del minimo sindacale, nemmeno con una mezz'ora scarsa di superiorità numerica. Baroni getta nella mischia dal primo minuto Bunozza e rilancia la coppia d'attacco formata da Melchiorri e Maniero. La partita di Bunozza però dura solo 6 minuti, il tempo di incocciare con il naso la scarpa di un avversario, e per lui il pomeriggio finisce in ospedale con il naso rotto. Il Pescara ha comunque un buon approccio, Melchiorri prova a scardinare di forza la difesa irpina, termina a terra in piena area, ma per l'arbitro è simulazione ed estrae il giallo all'attaccante biancazzurro. La replica irpina arriva per opera del solito Castaldo, che dal limite prova a far correre un brivido ai pescaresi. La partita langue, Politano tenta una percussione a destra, ma Gomis respinge, sugli sviluppi va al tiro Appel Pires, la palla è sporcata da un difensore e termina di poco alta. È l'unico brivido del primo tempo, poco dopo Gomis deve lasciare il campo a seguito di un contatto con Pesoli, il portiere irpino ha la peggio e deve lasciare il posto a Frattali. Dalla ripresa ci si attende qualcosa di più e le premesse non sono male. Dopo una manciata di secondi, Politano, sempre lui, prova ad andare al cross dalla destra. La traiettoria è insidiosa, ma Frattali blocca sulla linea. All'11esimo l'occasione ghiotta per i pescaresi, una punizione dal limite, ma Politano non è Pirlo e si vede. La partita potrebbe cambiare al 18esimo, quando Rodrigo Eli ferma Melchiorri in ripartenza. Per l'arbitro è rosso diretto e Pescara in superiorità numerica. Prova a sfruttarla immediatamente Maniero con un colpo di testa che termina però a lato. La risposta irpina arriva per mano di D'Angelo, che dal limite ci abbatta la conclusione, che è anche imprecisa. Poco prima della mezz'ora l'occasione migliore biancazzurra arriva ad opera di Maniero, che si esibisce dal limite in una rovesciata tanto efficace quanto spettacolare, e Frattali deve ricorrere al colpo di reni per alzare in angolo. Il Pescara non trova più spazi, l'Avellino copre bene e poco prima del fischio finale di Saia c'è il tempo per Salamon per farsi espellere con un rosso diretto per gioco falloso. Finisce 0-0 con la soddisfazione degli irpini e il mezzo amaro in bocca dei biancazzurri.